San Camillo de Lellis. Nato a Bucchianico, negli Abruzzi, nel 1550 da un militare, a 12 anni divenne orfano di madre. Adolescente difficile, svogliato negli studi ed incline al vagabondaggio, fu avviato dal padre alla vita militare. Vittima del gioco, perse tutto e fu costretto a mendicare. Trovato poi un lavoro da muratore presso i Cappuccini, si convertì. Avendo passato molto tempo in ospedale per curare le ferite di guerra, si dedicò in seguito alla cura dei malati. Con alcuni amici forma la Compagnia dei Ministri degli Infermi. Torna a studiare e chiede di essere consacrato sacerdote. Nel 1591 ottenne dal Papa il riconoscimento della sua congregazione. Morì a Roma il 14 luglio 1614.